Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi, come vedete dalla face, più che dal titolo, giro un video, mi trucco, forse mi preparo con voi perché adesso vi spiego, però parto col dirvi che ho già fatto la base perché è la stessa che avete, oddio la voce, è la stessa che avete visto nell'altro mi trucco con voi, dove avevo fatto un trucco molto molto naturale. Oggi farò sempre un trucco naturale, però utilizzando qualche ombrettino in più, e vi mostro soltanto i prodotti. Li avete visti già all'azione e quindi mi sembrava proprio da pochissimo. Ecco, proprio sono gli stessi identici. Ho messo il Fix Plus Mod di tonico sul viso, mentre si assorbiva mi sono fatta la mia pappetta sulla mano utilizzando il fondotinta di Deborah nella tonalità 02 beige, che è molto molto coprente, e lo vado a stemperare per dare un effetto più aiuto per stenderlo meglio. E poi mi piace andarlo a miscelare con questo, che è molto più liquido, ed è la BB Cream Dream Fresh di Maybelline, che è giunta praticamente al termine, mancheranno 2-3 applicazioni. Poi cosa ho fatto? Ho messo il correttore Super Stay 24 ore, che ho lasciato di là, però è il Super Stay 24 ore, e io più lo uso, più lo amo, e più amo in generale i correttori di Maybelline. Li trovo ottimi, mi piace quello, mi piace il Fit Me e mi piace il come si chiama? Instant Anti-Age. Ho già messo il primer sugli occhi, che è questo qua della ELF. Ve l'avevo già accennato, però lo ridico se qualcuno non ha visto i miei video passati, dove lo dicevo. Ha riaperto il sito ELF, quindi casomai ve lo lascio qua sotto nell'info box, ma se digitate ELF Italia, insomma, vi appare di nuovo il sito, e per fortuna che l'hanno riaperto, perché ci sono dei prodotti molto validi. E poi ho fissato la base con la cipria di Bourjois, la numero 73 Miel Doré, che è questo colore qua, che mi piace molto, e specie per questo periodo che non fa più tanto caldo e si suda di meno. Ora vado a mettere intanto sulle labbra il burro labbra della Yves Rocher, questo qua al karité, che in tante mi avete mandato l'inci anche privatamente, quindi vi ringrazio tutte tantissimo. E proseguo a truccare il viso. Utilizzo anche qua la cool bronzer appunto di ELF, che non mi dispiace, però ho provato terre migliori e non la sopporto neanche più di tanto. E a proposito di ELF, prendetevi lo Stipple Brush per il contouring, che ha questa sezione molto ampia e è un pennello spampanato. Io lo adoro da quando, cioè io questo ce l'ho da anni, anni vuol dire tipo 3, e da quando ce l'ho, no, da quando ho iniziato a utilizzarlo per mettere la terra, per andare a scaldare, ecco, l'incarnato, mi piace tantissimo, lo adoro proprio, proprio tanto, perché essendo un duo fibre con la parte finale di setole molto molto sottili, mi piace tantissimo. E utilizzo praticamente solo e soltanto questo il 95% delle volte che mi trucco, utilizzo lui. Mentre sulle guance utilizzo una Combo Essence, utilizzo il pennellino, questo qua lilla, che vedete già sporco un po' di blush, che lo adoro, poi è troppo bellino, amorosissimo. E poi metto, non so l'altra volta che blush ho utilizzato, se è proprio questo, però perdonatemi, non mi sono scordata. Metto il numero 80 Autumn Peach, forse era proprio questo, e questo è proprio un pesca luminoso, bellissimo, delicatissimo, e io lo utilizzo per quando, specie, cioè da 2 settimane non utilizzo altro, forse ora c'ho il pennello sporco di qualche altro blush, ma l'effetto è veramente fantastico, perché ancora la pelle non è del tutto bianca cadavere, quindi è bello avere anche un po' di luminosità sul volto. Mi piace proprio tanto, la durata è molto buona, l'inci altrettanto, il prezzo anche, il packaging è molto sfizioso, e quindi non posso che consigliarvelo, anche perché non è un pesca troppo arancione, mi piace tanto tanto tanto. Ora, prima di passare agli occhi, vi volevo fare vedere anche le manine, e ho questo smalto da tanti giorni, almeno 3-4,
4, se non mi sbaglio, e ci ho fatto anche dei lavoretti a casa. È praticamente perfetto, ho fatto eccezione per questa puntina qua. E è una combo che circa 6-8 mesi fa, no, facciamo anche 8, sì, mesi fa, l'avevo già fatto vedere e che amo tantissimo. Ho messo il numero 03 rosa antico degli smaltini della Wycon. Questi qua sono della linea Makeup Artist, ma forse lo potete ancora trovare. E poi sull'anulare ho fatto l'accent manicure mettendo una passata del Wycon e poi una passata di questo smalto meraviglioso che è la Essie Pearl 5881 della Peggy Sage, che è veramente stupendo. Questa è solo una cola, cioè una passata di brillantini ed è una meraviglia. Quindi niente, vi volevo fare vedere anche le unghiette per completare il look, ma appunto adesso vi volevo dire che non vado da nessuna parte se non in... devo andare in palestra, ho anche sbagliato ombretto, scusate. Dicevo, devo andare in palestra ad allenarmi, quindi... sono anche troppo truccata, tra virgolette. Vado a mettere questo mio marroncino adorato che mi ha regalato la mia dolce Stefi, che è il numero 210 degli Infinity, che amo alla follia. Ce l'ho da 6 mesi e lo utilizzo sempre, sempre, sempre. È stupendo. E lo vado a sfumare con il 221 di Zoeva, che è un simil, cioè un pennello da sfumatura che rispetto al 217 di MAC e che è il uguali al 2,17 di Zoeva, sono molto simili. Questo è un po' più lungo e questo è il 221, è un po' più lungo e un po' più conico e mi piace per fare la sfumatura grossa, non troppo definita e ben ben sfumata. Insomma, dopo devo andare in palestra, però devo anche uscire, devo andare a fare dei giretti, devo andare al Parco Prato per chi è di Prato e dintorni. Mamma, dal video è osceno. Comunque, dal vivo è meglio. E devo andare al Parco Prato. Voglio fare un salto alla Coop a riprendere delle cose che trovo solo lì, che mi piacciono tantissimo da mangiare. Trovo ottimo il salmone, che non compriamo il marchio Coop, ma un altro marchio che è low cost. Costa veramente pochissimo. Ed è ottimo di qualità. Io a volte di altre marche che mi piace, però a volte trovo la partita migliore, a volte la partita peggiore. Invece quello è sempre buono, sempre la qualità proprio della carne di pesce, ecco, che è ottima. E, costa il giusto e quindi andrò a prendere un 4 buste minimo di quello e poi riprendo i nostri hamburger. Cioè, che le amiamo tutte e due tantissimo, e sono hamburger di soia della linea Vivi Verde Coop, che si trovano al banco frigo, vicino anche forse al salmone, mi sa, davanti agli yogurt, se non mi sbaglio. Ora vado a mettere questo color crema nocciolino, è più nocciolino, ed è il numero 237, sempre degli Infinity. E lo vado a mettere con questo pennellino che ho comprato da poco, della Essence, che adoro. Questo è un ottimo pennello insieme all'altro, è veramente buono buono buono. Ha le setole che boh, mi piacciono veramente veramente tanto. L'ho utilizzato solo ieri per la prima volta, ma ne sono rimasta proprio colpita tantissimo e quindi devo andare a riprendere queste cosette in assoluto e poi magari andare a prendere un po' di latte e qualche altro pacco di pasta della Vivi Verde Coop, che come pasta, insomma, integrale, ecco, integrale, mi sono dimenticata di aggiungere, è una delle nostre preferite. A noi piace tantissimo una del Penny che ho scoperto da poco. E mi piace proprio tanto, costa il giusto e buona. E poi un'altra pasta che ci piace, insomma, è quella della Vivi Verde Coop. Ora, per sotto l'arcata sopraccigliare, vado ad utilizzare questa palette di Kiko, che è la 01 Lounge Warm Tones di un'edizione passata.
Questa è una palette stupenda, specie per questi due colori centrali, sono stupendi. Tra l'altro questo io l'ho utilizzato tutto il mese, cioè tutti questi primi 15 giorni di settembre, nella rima ciliare inferiore, sfumato con la matita marrone. Fa un effetto sulla pelle abbronzata meraviglioso. L'ho utilizzato, ahia, ho tirato una gomitata assurda, anche nella piega dell'occhio in estate e stava da Dio. Poi vabbè, sono tutti belli colori, ma questi due sono proprio, hanno quel pop in più. E questo è un color vaniglia, ma è un vaniglia leggermente satinato. Vedete? È un po' luminosino. Non è tipo questo qua di Essence, che è proprio totalmente matte, che è il 22 Blockbuster, che hanno tolto, ovviamente, perché cioè, ne hanno rimesso un altro simile, ho visto, però che fanno? Non lo tolgono? Un prodotto che è piaciuto tantissimo. Vabbè, come al solito. E quindi vado a mettere questo lì e sempre questo colorino lo vado a mettere anche nell'angolo interno dell'occhio. Ah, ho fatto anche un'altra cosa, avevo fatto anche le sopracciglia sempre con la matita di Catrice, la 030. E cosa devo fare poi? Devo fare questo saltino alla COP, quindi poi per forza di cose, dopo aver fatto questo giro, devo tornare a casa perché cioè non posso tenermi la roba fresca in macchina e poi dopo andare in palestra. E spero tantissimo di trovare il regalo per Nello, perché io non so quando vedrete questo video, il 15 settembre fa o farà o avrà fatto il compleanno e quindi devo sperare insomma che ci sia questa cosa che gli voglio prendere. Nel frattempo io sto mettendo la Long Lasting marrone, la 02 Hot Chocolate, che è stupenda e fa un effetto naturale meraviglioso. Io la matita marrone in primavera e in autunno la prediligo tantissimo alla matita nera, anche se io sono una fan accanita della matita nera, sia all'interno dell'occhio che fuori. Io me la gioco con tutte, comunque adoro tanto anche la marrone, in realtà mi piace un po' sempre, però ecco. È molto bellina così e in realtà io non vorrei mettere niente sulla rima ciliare superiore. Vado solo dentro a sporcare la rima ciliare interna per dare poi l'effetto di più volume sulle ciglia. Quindi devo prendere questo regalo anello e poi, cosa molto importante, devo andare da H&M, che sono stata ieri a Gigli, perché ieri mattina mentre mi preparavo per andare per uscire, dovevo uscire a fare delle commissioni, ho visto il video di Ela, che è la fashion qua su YouTube, la saluto e le mando un bacio grande, e lei praticamente ha trovato le nuove cose, la nuova linea di cosmetici che ha lanciato H&M. Infatti aveva messo, se vi ricordavate, coi saldi estivi, tutti i prodotti a 1 euro, ma proprio tutti i prodotti di make-up a 1 euro, e hanno aumentato i prezzi. Io mi sono vista il video di Ela, se volete ve lo lascio qua sotto giù nell'info box, così andate a curiosare anche voi. E sapete quelle volte in cui arrivi al centro commerciale e dici: oggi mi voglio comprare qualcosa di sfizio, voglio prendermi qualche prodottino, c'ho proprio voglia. Ecco, beh, ho trovato una mazza, ma non c'era neanche lo spazio tipo dedicato per il make-up. Non è che tipo vedi una zona che è un po' più vuota, dici vabbè, li metteranno là. Non c'era proprio nulla e quindi me ne sono uscita con la coda fra le gambe e ciao. In compenso quel giorno ho fatto degli affari in farmacia e vi devo girare il video haul perché ormai no, ho parlato troppo, ve li faccio vedere in un altro video. E ho trovato delle occasioni, almeno per chi è di Prato o magari c'ha delle promozioni del genere, non lo so. Ecco, vi volevo fare il video haul di quelle cose là. E poi ho preso un sacco di Yankee, una ve l'ho fatta vedere anche su Instagram. Ecco qua il mio mascara messo di Cacchetta, però non ho lo specchio della Babyliss. Sono ritornata al mio piccolino, questo qua di Ikea, perché quando devo girare i tutorial mi preparo con voi, mi porto questo perché è leggero, easy, però è anche più corto e io sono alta e quindi mi devo tutta ringobbire. Mettiamoci poi che mi sono sporcata e quindi vabbè. Questo è il risultato degli occhi. Ecco, molto semplice e naturale. Adesso mi vado a pulire le mani e proseguiamo. Rieccomi, poi vi faccio vedere che cosa ho combinato.
Voglio mettere questo rossetto di una marca giapponese o comunque che mi è stato preso in Giappone da Mayumi, che è una cliente di Nello che saluto e ringrazio tantissimo, è stata di una dolcezza infinita, mi ha regalato queste altre cose, vi farò però magari vedere in un altro video. E questa è la marca Kanebo e il rossetto è RS16, dice che è una marca famosa per le creme viso e mi ha preso un fucsia stupendo, non poteva scegliere il rossetto migliore, io mi conserverò molto gelosamente anche lo scatolino esterno. Bellissimo. E il packaging è blu con le righine dorate con la scritta M media. Allora forse la marca media. Kanebo M media. Ok, avevo fatto un po' di confusione. E questo è il rossetto. Eccolo qua. È stupendo, bellissimo. Vi faccio uno zoom. Bellissimo, lo adoro un sacco, è super coprente già dalle prime passate e mi piace tantissimo. Se andate in Giappone, certo, perché tutti vanno di continuo in Giappone, però casomai vi capitasse, cioè buttate un occhio su questo. Ecco, io per esempio andassi in Giappone non saprei minimamente che cosa comprare, metti caso che voi ci andate, prendete questo rossetto perché è favoloso. Molto bene, che cosa ho combinato? Sono andata, siccome mi chiedete spesso Ale come fai con i capelli il giorno dopo per sistemarli, ora butto tutti i libri per terra per sistemarli, allora questo è come mi sono svegliata stamattina, io me li ero legati alla meno peggio e non li ho lavati ieri ma l'altro ieri, questi sono i miei capelli senza aver fatto niente dopo 2 giorni, ok? Siamo in questa maniera, quindi io cosa faccio? O faccio tipo così, col phon mettete anche caso, ritiro un po' su con le mani qua la situazione, poi allora, se li lascio sciolti, comunque insomma prendo un po' di acqua, questa è la mia bella bacinella di Tiger, vediamo di non fare danni. Tra computer, telecamere e trucchi, però non sapevo come fare perché non volevo andare in bagno perché niente, è di là. Il bagno è di là, dai! Oggi mi faccio la coda per andarmi ad allenare semplicemente. Comunque, al limite, quando li voglio lasciare sciolti, faccio così con le mani proprio leggermente bagnate in questa maniera, vedete? Non è che gocciolano neanche più di tanto, faccio un po' in questa maniera tutto anche sulle lunghezze. Poi prendo il gel d'aloe della Omia e lo vado a passare tipo così qua nei punti di attaccatura e davanti che si sminchiano un po' di più. Nel mio caso di oggi prendo sempre l'acqua e poi utilizzo il mio gel per. Questo è il gel apposito per fissare. Questo è il mio gel fissante che è della Lavera, l'ho preso su Eccoverde, 100 ml, costo di circa 5-6 euro. Che mi trovo bene, non mi lascia residui, eccetera, eccetera. Prendo sempre con le mani bagnate e vado a bagnarmi l'attaccatura dei capelli in questo modo. Poi prendo un po' di gel, lo passo tra le mani però non troppo e vado a posizionare, cioè mentre mi tiro sui capelli vado a fissare col gel in modo tale che il prodotto rimanga qua sull'attaccatura e non sulle lunghezze, perché io non voglio gel sulle lunghezze, voglio che rimangano così come sono. E poi nulla, prendo un laccino, l'avrei voluto nero, però ora ce l'ho fucsia attualmente, prendo un laccino di questi qua che compro al mercato, in particolar modo io li compro al mercato, dei gigli sopra al banchino costano 50 centesimi, se non mi sbaglio, sono quelli che mi reggono più di tutti e
la coda, mi reggono tutto e mi reggono anche nel tempo. Mi piacciono proprio, poi faccio un po' così e ovviamente oggi mi è venuta la coda male, no scherzo. Dai, più o meno ci siamo. E questa è la mia coda, diciamo, da allenamento più alta. Così sembra quasi che ci abbia i capelli corti, perché poi di solito prendo un altro laccino che non ho attualmente e su questa base faccio tipo così. Non so se vedete, faccio tipo così e mi alleno o in questa maniera se ho molto caldo e mi danno fastidio i capelli, ora li ho incastrati sotto, oppure ecco con la coda normale. E niente, io sono pronta per andare all'attacco all'H&M del Parco Prato. Oddio, in realtà mi devo mettere i pantaloni. Ora c'ho la canottiera di... Merda. C'ho la canottiera di Tezenis e mi porterò anche un golfino da mettere sopra perché... perché nei supermercati mi congelo. Quindi mi porterò anche un maglioncino di quelli di Zara con i bottoncini davanti. E niente figliole, ho blaterato un'eternità, però spero di avervi tenuto compagnia e fatemi sapere con un commento se voi avete, prima di tutto se avete mai provato questi rossetti, puta caso qualcuna fosse andata in Giappone e se avete trovato i nuovi prodotti di H&M. Io ovviamente ve lo farò sapere prima di tutto con una fotina su Instagram, infatti vi ricordo che mi potete seguire su Instagram e a proposito del compleanno di Nello, vi ricordo che Nello ha un canale dedicato al fitness dove attualmente sta caricando un video a settimana. E niente, io sono molto contenta perché io faccio la parte di regia e di montaggio e Nello la scienza infusa, ecco, le cose, il sapere, quel business lo gestisce lui, io dico cosa devo fare, cosa devo fare, ok. Quindi niente, passate anche da Nello, trovate tutti i link qua sotto giù nell'info box, sia per il canale suo, per il mio Instagram, la mia pagina Facebook e bla 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 bla. Io vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video!